c'era un clima d'ansia pazzesco. Facevano paura le guardie, ma in linea di massima stare in quella stanza lì che sembrava un casino, senza orologi, senza insomma percezione del tempo, si pensava che ci si morisse veramente, ecco. Il cibo era terribile. Da italiano, cioè, no, non si poteva fare. Arrivano quelle mele, io dico Adamo ed Eva non finisce bene. Biancaneve, cosa non finisce, Cenerentola, quel che è. Cioè, non finisce mai bene con le mele, ho detto io la mia la mangio. Sono Lorenzo, ho 27 anni e ho partecipato a Squid Games, la sfida su Netflix. Mi piace che giocare a scacchi e fare giardinaggio. Ho lavorato in private equity fino a marzo di quest'anno e poi ho lasciato per dedicarmi a altre cose più creative. Ho deciso di partecipare a Squid Games perché ero stanco della vita corporate 9 to 5, cioè per me era molto monotona. Volevo comunque partecipare per avere questi soldi e cash out, uscire dalla vita d'ufficio e fare qualcosa di più creativo. Come funziona la selezione? Quanti provini hai dovuto fare? Interviste? Io ho fatto application e ho mandato una cosa scritta con un paio di domande: chi sei, cosa vuoi, cosa fai, perché vuoi partecipare, poi devi mandare un video di 1 minuto che io gli ho mandato. Buona la prima, non l'ho rifatto, cioè la prima volta che l'ho fatto gliel'ho mandato. Poi ci sono state un po' di interviste, sì, ma tu che tipo di persona sei? Come gestisci il conflitto? Sei una persona competitiva? Che strategia hai? Ma anche qual è il tuo colore preferito? Se me volevano anche un po' capire che personalità avessi, perché a parlare sono bravi tutti, ma a fare non tanto. Io ho avuto l'impressione che tutto fosse estremamente reale, come quasi in pensiero che le persone potessero morire davvero, perdere la vita. Tu che eri sul set, che impressioni hai avuto? Come ti sei sentito? Quello che vedi è quello che è, e faceva paura, devo dire la verità, c'era un clima d'ansia pazzesco. Facevano paura le guardie, ma in linea di massima stare in quella stanza lì che sembrava un casino, senza orologi, senza insomma percezione del tempo, si pensava che ci si morisse veramente, ecco. Non so come spiegarle, è una reality, è una full immersion, come dicono loro, quindi pensi veramente di essere in un gioco in cui muori. Recentemente alcuni concorrenti hanno minacciato di fare causa a Netflix per una serie di infortuni durante le riprese, per esempio casi di ipotermia piuttosto che mancata, sicurezza, ma le condizioni sul set erano davvero così estreme? Erano condizioni, non direi estreme, erano condizioni in cui faceva freddino. C'erano meno 2 gradi a fare luce rossa, luce verde. Io ci ho messo 7 ore. Io ci ho messo 7 ore, gente ci ha messo 9 ore. Però stare ferma tu per 40 minuti a botta è stata la cosa più difficile che ho fatto in tutta la mia vita. Sei subito distinto per il giocatore che rubava un po' il cibo, diciamo, agli altri concorrenti. Questo cibo era davvero così terribile, disgustoso, come poi si vede nella serie. Il cibo era terribile, cioè il pollo bollito non è che sia una roba proprio senza sale, senza pepe, senza spezie, fa quasi schifo. Da italiano, cioè, no, non si poteva fare. E come mai hai deciso invece di giocare appunto sporco e riprendere un'altra porzione, rifare la fila quando nessun altro invece l'aveva fatto? Se nessuno lo fa, io sono italiano, la cazzimma è anche quella, secondo me. Sì, io posso mangiare di più, perché no? Per una strategia sì, comunque non è che fosse tanto cibo, quindi io di fatto ero quello che stava meglio a livello di stomaco. Alla fine io do la colpa a quelli che non l'hanno fatto, potevate farlo anche voi, non l'avete fatto? E la tua strategia qual era per andare il più avanti possibile? La mia strategia era non avere una strategia, cioè andare col fiume, vedere dove mi portava la corrente. Ogni tanto fare troppa strategia non è la strategia corretta. Dicevo delle amicizie, delle cose, perché capisco subito quando uno è finto, che viene e non abbiamo niente in comune. C'erano molti giocatori che erano doppi giochisti e non ci facevo amicizia, o meno li tenevo un po' buoni. Poi le famose mele, diciamo, no? Quelle che non hai Esatto. accettato dalla giocatrice 302 e poi appunto questa decisione ti è costata alla fine in un modo o nell'altro l'eliminazione. Tu ti sei pentito di questa scelta? C'era una mela rossa che non è poi stato fatto vedere nella cut finale. Io ho paura e ho detto in modo simpatico: no, le mele non le voglio. E arrivano quelle mele, io dico Adamo ed Eva non finisce bene. Biancaneve, cosa non finisce, Cenerentola, quel che è. Cioè, non finisce mai bene con le mele, ho detto io la mia la mangio. Potevo starmi zitto. Chiunque vinca vuol dire che se lo meritava, cioè vuol dire che è stato il migliore. Questo è quello che penso io. Cioè, alla fine è una competizione e vince il migliore. E pensavi che saresti stato tu al suo posto? Ma sarei stato io sicuramente se non mi avessero eliminato per le mele. Cioè, senza Sì. dubbio. E ho molto piaciuto là dentro. Tutti dicono: ah, Lorenzo, ma adesso avete vinto la scena della mela, è finito il mondo.
le hate più grandi lo sta avendo dagli italiani. Cosa ti dicono gli italiani? Ma guarda, non so neanche se posso dire, mi mettono le foto di Mussolini sotto ai post, mi scrivono ricchioni di merda, frocio, fai schifo, tutte queste, cioè, molti così, ma tra tutti gli italiani, sto ricchio, cioè, tutti così, e dico, ma ragazzi, ma basta, cioè, ma l'Italia è veramente così ancora? Oh.